Benvenuti amici in questo penultimo filmato della nostra Via Francigena. Abbiamo alloggiato qui a Torrenieri in due separate abitazioni. Così stamattina ci ritroviamo all'Osteria dei Briganti e dei Poeti, dove abbiamo cenato ieri sera. Graditi clienti e ospiti di Paolo, ristoratore di nascita sarda, che vivacemente ricorderemo in questa fotografia. Partiamo presto, insolitamente presto, perché i chilometri che ci separano da Gallina, una località di Castiglione d'Orcia, sono circa 26. Avvolti da un velo di nebbia, camminiamo su un tratto dismesso della Cassia, dal inesistente traffico, fino a superare il ponte di un torrente, dove un segnavia ci indica la larga strada bianca interpoderale che sale a San Quirico d'Orcia. In paese entriamo per la porta senese incontrando subito la collegiata di San Quirico e Giuditta del XII secolo. L'unico monumento che visitiamo andando un po' di fretta. Prendendo poco dopo la strada verso Vignoni Alto, dopo esserci riforniti del necessario per il pranzo presso la locale Coop. Ricordando che sul torrione del piccolo borgo di Vignoni è posta una lapide in memoria di un fatto accaduto nel 1944, Antonella mi aiuta a raccogliere dei fiori per metterli in una fessura del muro presso la lapide. Qui la tragicità della guerra ha pure voluto infierire contro famiglie del luogo che il 25 giugno di quell'anno credettero fossero in arrivo i liberatori, i soldati americani. Invece esse inermi si esposero al rabbioso fuoco di un reparto nazista in ritirata. 6 morti, tra cui un bambino. Porta della cinta muraria di Vignoni Alto può essere il miglior ingresso nella Valle d'Orcia per l'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Già il sottostante borgo di Bagno Vignoni è un antichissimo luogo termale, etrusco, romano, utile a Santa Caterina da Siena, a Lorenzo il Magnifico e sicuramente a papi e re. Rispetto ad allora, non ci si può immergere nella vasca curativa a cielo aperto, ma nei più comodi edifici termali, oppure accontentandosi, dove l'acqua quasi fredda precipita nel fiume Orcia. E proprio superando l'Orcia, inevitabilmente per il ponte stradale, sono andato in confusione. Avendolo con Carla, mentre andavamo a Roma, avendolo guardato più a monte nel giugno del 2015, perché era in secca, ritenevo fosse possibile arrivare a Gallina, dove alloggeremo stanotte, percorrendo solo un tratto o addirittura per niente la Cassia. Invece il risparmio di un paio di chilometri era legato essenzialmente al guado, come hanno mostrato le mie foto di allora. Così noi abbiamo camminato sull'asfalto per circa 5 chilometri, fortunatamente con scarsissimo traffico. Non è proibito farlo, basta tenere la sinistra e il ciglio della strada. Non fatelo però se siete insicuri per il tempo o per fatti personali. Tuttavia, con la Cassia abbiamo tagliato 5 chilometri al tracciato dell'attuale via Francigena. Arrivando a Gallina in anticipo di 2 ore. È andato così. Così abbiamo potuto riposare e godere di questa piccola località. Ugualmente separati nel dormire, ma insieme all'arrivo e cenando presso il ristorante Il Parallelo, benissimo accolti dai gestori di questa struttura, con noi nell'ultima foto, nella foto che termina questo filmato. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti e a presto.